partita, anche la prima batteria, torno a ribadire, siamo con la categoria minore maschile. 5 atleti iscritti, tutti e 5 presenti sul percorso di gara, e più precisamente si tratta di Lipamonti Jonathan, che gareggia con il numero 236, Proverbio Simone con il numero 212, Pinco Andrea 226, Valle Sanelli 248 e Possoni Andrea con il numero 231. I primi sconfitti migliori superano il turno, e dopo cui gli atleti dobbiamo spingere fino all'ultimo metro e consegnare ai cronometristi, di conseguenza anche a noi, un tempo di riferimento di 42 ore. Questa volta la partenza della seconda batteria, 5 atleti iscritti, 5 presenti sul campo di gara, li abbiamo visti passare a tutta velocità davanti alla nostra postazione, davanti a loro ancora un giro, da compiere sempre ad elevata velocità per poter conseguire uno dei 6 tempi migliori di completo. Più volte consentono l'accesso diretto e matematico alla fase finale della gara. Atleti che stanno già per sopraggiungere il traguardo con un ottimo tempo indicativo che risulta essere di 41:27. Finale che ha preso il via in questo istante in maniera regolare. Allunga bene, Michi! Certo, Gabri! Che dovrà coprire a guidare il sesto di finalisti e il concorrente della Padernese. Sono pochi centimetri che le distanze tra i suoi diretti avversari ci sono praticamente collegati alle spalle. Vedremo come si comporteranno i vari concorrenti in curva per affrontare il tratto finale. Siamo allo sprint conclusivo, ecco l'arrivo sul traguardo in questo istante, che chiude o perlomeno che porta alla sua conclusione questa gara che possiamo dichiarare conclusa.